Allora, dato che è la prima missione di Dmitry Eliaskevich, che è lui, il soldato Dmitry Eliaskevich, qui su Taviana, ci affidiamo al suo intuito. Dove preferisci esplorare, controlla la mappa, io ti accompagno. Oh, porca troia, uno sparo. No, ci deve essere un castello, andando là. Direi di... c'è qualcuno con un fucile. Ho 600 metri, sì. Io lo rendo, questo non ci serve più che tanto. Fatemi flusciare e si parte. Bene, urlo di zombie mentre mi fluscia, direi che è l'ideale, no? Non mi sento tranquillissimo, ok. Pronto? Sì. Ovviamente stiamo attenti a qualsiasi cosa perché... c'è uno che spara in città a pallettoni, capito? Per noi è ordinaria amministrazione. Allora, quindi che prima il castello, se non ho capito male. Allora fammelo segnare sulla mappa. Castello è qua. Ok, andiamo. Tocchi, Questo. Non ho bene le mimetiche della milizia, non ti vedo più. Ah, ok. Ok, diciamo che siamo mimetici a sufficienza. Vabbè, proseguiamo, va. Poco troveremo un sentiero e... quando qualcuno non vede l'altro, avverta. Suppongo che sono io davanti, poi... può essere. Dove sei? Ci siamo ripersi. Dove stai? Va bene. E andiamo dalle parti del sentiero dietro a st'alberi e lì ci troviamo. E poi dopo non ci perdiamo più, ci mettiamo affiancati, perché sennò qui si fanno le comiche. Beh, è un buon segno, vuol dire che non ci vedranno. Cioè, non ti vedo. Aspetta, devo ancora arrivarci al sentiero, vorrei vedere un attimo che cacchio c'è qua intorno. Dai, ti vedo io. Andiamo. Ah, ora, dai, vai avanti e io non ti mollo. Ogni tanto mi fermo, controllo. Il castello è qui giù in fondo, in fondo a sto sentierino, quindi ora si va. Occhiatina sempre intorno. Dai, non vorrei che fossero brutte cose. Come ogni nostra missione, comincia leggermente in sicurezza, tranquilla, lenta, in silenzio. Vedo qualcosa muoversi. C'è un tizio in ghilli che va verso la porta principale del castello e dietro c'è un altro. Ce ne sono altri due che si direbbe stiano controllando il perimetro del castello. Ah no, ne è arrivato un altro, sono in quattro. Questi stanno facendo la ronda intorno al castello e hanno girato dall'altro lato. Perfetto. Quindi, anzitutto, ci cominciamo a posizionare.
Assicuriamoci che non ce ne siano altri qua intorno, perché fidarsi bene e non fidarsi è meglio. Non li vedo più. Da qua non si vede niente. Hanno fatto il giro, Qua, questi stanno facendo il giro. Questi palesemente stanno facendo il giro. Scommetti che tra poco li vedi ripassare? Al primo movimento acquattati bene. Sì. Oppure sono passati e sono andati via. Non riesce manco a vedere se dentro c'è qualcosa. Aspetta. Siamo a 200 metri. 4. Quindi vuol dire si rischia la vita. Non ho neanche visto come sono armati. Non vorrei sbagliarmi che c'è una cassa dentro. Fammi vedere, avessi un binocolo. Oh, eccoli, eccoli. Stanno ripassando davanti. Sì. Dentro c'è una cassa di qualche tipo. Ah, ho visto. Oh, questo viene qua. Questo viene qua. Guarda che ce ne abbiamo altri che stanno venendo da sinistra. Guardali, guardali, guardali nel sentiero. Da dove siamo venuti noi? Sono qua. La sinistra? Guardali, ora sono in quattro e sono venuti da dove stavamo venendo noi, Allora dobbiamo toglierci questi davanti. Sì, a sto punto però bisogna capire, cioè, se questi venivano da dietro o hanno fatto il giro largo oppure ce ne sono molti di più di quattro. Qui ora si sono divisi in due squadre. Due dalla parte nostra. Dunque, ce n'è uno laggiù in fondo, uno qua. C'è una cassa dentro che sarebbe molto utile da ispezionare. E ce n'è uno che... Guardane un altro. Allora, altri guarda. Due che stanno andando verso l'entrata ora un po'. Da dove? Quindi ce n'è uno, due, tre e altri due sotto. Qui ora, per riuscire a far fuori questi... Sarà un macello. Ora sono andati via giù per il bosco due di quelli. Gli altri? Due di quelli, sì. Vediamo gli altri. Tanto non ci hanno ancora visto. Strisciamo. Pensa a riuscire a entrare nel castello con questi che non stanno presidiando l'ingresso e poi... Ma sarebbe meglio. Li facciamo tutti quanti secchi appena passano davanti alla porta. Una corsa è un po' rischiosa. Aia. Oh no. Ce n'è tre qua che stanno arrivando, dal bosco. Sì, ho visto. Aia. Aia, segnale. Aia. Oh. Ce ne sono diversi. Ah, no. Ce n'è uno. Ah, ce ne sono anche dentro al castello. La tattica no, non può andare. Ci hanno visto. Aia. Ci hanno visto. Hanno visto. Stanno venendo qua, Io. Sono il primo. Aia. No, Niente. Me preso subito. Quello lì. E sono anche ben armati. Ok, si rientra con i potenti mezzi della milizia di Cernarus. Tu devi ripiegare, sono troppi. Se riesci. Ne ho preso uno e basta. L'altro c'ha anche un'ottima mira. Cavolo, notato. Ero a terra sotto le frasche, mi ha visto subito nonostante strisciavo. Vabbè. Allora, vediamo il punto di spawn più vicino quale può essere.
Che non lo so. Quindi per chi non avesse mai visto come si risponda su questo, adesso vedrete. Sei ancora vivo? No, no. Ah, ok. Allora. A me mi ha fatto fuori. Ciccio formaggio. Sì. Va bene, va bene, va bene. Allora. Soldier. Cerchiamo di trovare un punto vicino a sto punto. No. Non può essere Bielop, è vicino Martin. No. Penso Dubovo, può essere? No. Troppo in basso? Troppo in basso. Dobbiamo beccare il punto di spawn. Conosco benissimo la mappa. Sabina escluderei. Sevastopol forse. Può essere? Un attimo, sto rientrando. Da Sevastopol, perché apriamo il paracadute e dovremmo farlo, perché mi pare che sia da ste parti qua. Vabbè, io mi rischio Sevastopol, poi vediamo. Chiaramente a Martin, perché questo almeno ci consente di ripartire da sotto, perché da sopra mi sa che con lo shotgun si fa poche cose su quello. Uno è morto sicuro. Quindi tu mi segui a ruota, di sicuro come altitudine ci siamo, quindi riusciamo ad arrivare precisi a Martin e poi dobbiamo recuperare tutto. Se no possiamo anche pensare di attaccare il posto da un altro lato, perché se frontale è troppo rischioso si parte da un'altra parte, vedi un po'. Che dici? Non sto guardando. O dalla... no, allora, dal lato del mare mi sa che è troppo in pendenza, ci fanno ma... ci crivellano. Frontale dipende, c'erano delle pattuglie, vediamo... boh. Da sotto, dal fianco. Comunque, adesso vedremo. Ricordo per chi ci segue che questa sera giochiamo sul nostro server Overpock e che questa sera ci tocca una missione molto difficoltosa. In due soli dobbiamo cercare di capire chi sono le truppe che stanno. Dove sei respawnato? Sevastopol. Apri subito il paracadute e finisci dritto per dritto a Martin, ti metti il punto. Quindi dicevo, dobbiamo scoprire, ora alla nostra sinistra ci sta il castello di Radinia e questa bella base militare che vediamo qua sotto. A quanto pare è piena di militari e dobbiamo cercare di neutralizzarli, però per il momento sono tanti e anche ben armati, abbiamo appena scoperto. Quindi respawniamo e si torna su. Non credo ci sia modo di attaccare questa base militare qua sotto adesso, perché non abbiamo armi e tutto il resto, diventerebbe un bel casino, quindi penso che eviteremo di farlo. Guarda, ci arrivi preciso preciso a Martin, guarda, ha fatto un elicottero. Un elicottero? Che miseria. Va bene.
Sono al punto dove siamo partiti, spero che nel Land Rover ci sia qualcosa. Ovviamente la risposta è no. L'avevo intuito. A sto punto, se non abbiamo armi, possiamo pensare anche di attaccare la base sotto, se vogliamo rischiare. È piuttosto rischioso, però magari lì le troviamo e poi saliamo, perché con gli shotgun la vedo un po' dura. Elicottero. È un elicottero. Allora, convergiamo verso la base. Anche io se... sono praticamente sopra l'elicottero. Ah, bene. Convergiamo sopra la base a 500 metri e cerchiamo di armarci e poi torneremo su. Abbiamo due corpi a terra. Io comincio ad andarci, quindi piglia quella come riferimento. Non sopra perché sarà piena di brutte cose, perché è una base militare. Magari lì ci sono ancora più... Ma questo elicottero che sta facendo? È sopra la base. È sopra la base un elicottero. Ma il castello o la base qua? Non mi hai capito. Tra la, il... Ah, ma te quale dici? Base militare? C'è un elicottero. Quella lì sotto al castello. Ah sì, esatto. Lui gira tra la base quella e il castello. Guardalo. Dati non ce n'è, la base militare si direbbe vuota. Aia, no, aia. Ho sentito una vuota. Ho sentito uno sparo. Sì. Sono atterrato dentro al poligono. Sei ancora vivo, quindi mi fai star tranquillo, no? Sono, sì, do un'occhiata. C'è l'elicottero che gira, Oh merda. Che c'è? Un uomo con la torretta. C'è un uomo con la torretta? Sì. Preso. Dentro la base militare sta. Aia. Ah, quello sei te, T'ho visto. I zombie. Il soldato di Aeskevich. C'è un elicottero. Non abbiamo armi per tirarlo via. Arrivo. Allora, prima notizia, c'era uno con una torretta nella base. Sì. Quindi, forse se la volevano fortificare. Quello che arriva so io, ecco. Aia, 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 ho sentito un colpo. Riesci un po' che ti andiamo in due? Aia. Riesco, sono unconscious. Aia, aia, aia. Ok. Beh, mo entro e gli faccio un salutino a questi. Direi che no. Beh. Vediamo. Quindi qualcuno ti ha tirato con uno shotgun. Molto interessante. Ah, eccolo là, guarda quello che ti ha ammazzato. Il problema è che sono in tre. Uno l'ho preso. Sì, sparate pure, guarda, non me ne frega niente. Fate che vi pare, tanto appena mi muovete vi faccio saltare la testa, ecco. No, 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 che cazzo faccio? sparate, tanto non tiro fuori la testa per nessun motivo al mondo. Fate che volete, guarda, non me ne frega nulla. Ecco, si appoggia, eccolo. Magari. Hanno il giubbotto antiproiettile, eh? Non puoi capire quanti colpi gli ho dovuto tirare per levarli di mezzo. Vediamo se c'è questo in terra. Presi tutti. Puoi rientrare. Questi li ho presi. Ora vado a vedere dall'altro lato se c'è qualcuno. Poi rifaccio il giro.
Quello che è? Uno zombie. No, che cacchio, chi è che mi ha sparato? Mazza, oh. Mi hanno tirato un colpo che neanche ti immagini. Non ho capito da dove. No, gambe, braccia, tutto mi ha fatto questo. So che cacchio è, eh? Cavolo, mi ha sparato. Ah, qui ci deve essere ancora in giro quello che ha ucciso te. E non è quello con la torretta, perché... Ah, qua c'è qualcuno che sta facendo il giro, non c'è vero. Quello di... Quello con la torretta l'ho ucciso. Sì, ma qua c'è uno che sta facendo il giro palesemente, perché... Allora, quello è a terra, quindi è morto. Deve essersi ripreso il primo che ho atterrato. Sì. Che altra spiegazione, perché... Ora, con i potenti mezzi che noi abbiamo, dobbiamo riuscire ad andare a uccidere quello lì. Aia. Chiaramente c'è uno shotgun, se ora c'è qualcuno dall'altro lato siamo fregati. Non c'è speranza, perché come ci arrivo di là? Senti, secondo me c'è qualcuno che gira intorno al perimetro. Quindi no, può darsi. Ti converrebbe... Ecco, cado... Aia, aia, ci sono stati colpi da quel lato. Ora se esce fuori. Allora, c'è qualcuno che sta facendo il giro, palesemente. Sì, è lì, è lì, è lì. E non puoi capire la gritta. Vabbè. Che ci sono da sti lati, vabbè, allora. Niente qua. Ma perché tra tutti? Ecco. Non dovevo farlo. Qua mi devo ficcare dentro a una baracca. Che bello. È un brutto luogo questo, eh? Apriti sesamo. Ok. Allora, Raptor 91, salve a te, ben arrivato nel canale. Senti, è piuttosto brutta la situazione qua dentro. Aia, sento colpi anche, anche di lato, aspetta. Ora bisogna levare di mezzo questi, se ne sono tra due lati. Ah, beh, me li sta levando lui. No, non voglio morire qua dentro. Ok. E quanto ti manca ad arrivare che ho finito anche le bende? Rio. E ho finito tutto, eh. Sì, è questa qui è DayZ. DayZ la mod, non la standalone. E non solo, non siamo semplicemente solo i primi italiani, siamo penso gli unici italiani che hanno ben 4 server. Chi cavolo è quello? Uno zombie oppure... vabbè. Sto rientrando. Sì. Bene. Allora, ora eccolo, guardalo. Se ora passa da qua, ora però mi fa saltare la testa questo, se non mi metto giù. No, la peggiore postazione possibile. Aia. Madonna. Senti, si è messo davanti. Si è messo davanti alla porta. Si è messo davanti alla porta e mi vuole far saltare. Chiaramente la gittata dell'arma sua è due volte la mia, quindi. Ovviamente qua dentro che vuoi che trovo? Trovo ovviamente un altro revolver che non ci faccio niente. Ah, eccolo là che gira, guardalo. Madonna. No.
Questo spara nei vetri sicuro. E non sono strasicuro che mi esca il proiettile mio dai vetri qua. Allora. Guardali, sono due. Porca miseria, uno dei due se lo becco. Aia. Ho finito i proiettili. No. No, 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 no. Una benda ho trovato. Mettiamo la pistola, va. Ho trovato la benda. Eccolo, questo in testa, guarda. Ah, giustamente si è levato quando... Niente, ho finito i proiettili. Quello davanti. Non ho più niente. Non ho più niente. O viene qualcuno a dammi una mano. Metterò l'accetta. Il problema è che con l'ascia che gli dico a un armato con un'arma? No, ma ora venite sicuramente a salvarmi. Un chilometro. Grazie. Grazie. Sì, questo qui è il 2. Perché DayZ, la mod gira sul 2. Ci sono dei tentativi per portare delle versioni simili sull'arma 3, ma ancora non sono riusciti a farlo egregiamente. Per qualsiasi domanda chiedi pure, io leggo ogni 20 secondi che c'è il delay di Twitch e cerco di rimanere vivo. Ah, zitto che se n'è andato. Aspetta. Dai, dai, che c'è? Qui prendo tutto, anche una granata. Niente, niente della Magnum. Sento l'elicottero che torna. L'elicottero se n'è mai andato da qua. Dio, Dio, che cosa c'è qui per niente? Nulla, nulla, una granata magari che gliela tiro dietro, niente. Bene. Bene, brutta situazione. Mi sa che terra sembra un po' nido. Se giochi sulla mod di Arma 2, sono fuori. Io aspetto te a sto punto, sta facendo il giro. Se guardi in alto... Mi no, non posso qui guardare in alto perché sta girando davanti qua. Madonna, io ora gli tiro una... No, 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 no. Comunque se riesco ad attirarlo qua dentro è fatta, perché... cioè... Vediamo... Se giochi alla mod di Arma... Sì, ah, guarda qui... No, e c'è un... Ah. No, c'è un suo compagno, se no l'affettavo ma questo. Mi stanno sparando... Aia... Sa che mi hanno visto... Ah... È una bruttissima... Ah. Non vogliono entrare perché sanno che li affetto... A dove mi stanno sparando? Guarda, ce n'è due dentro, uno che gira fuori e non mi ricordo quanti altri. Quindi vedi un pochino, si guarda. Tu non è che li attiri fuori? Eccolo fuori dalla finestra. Ah, lo sto vedendo fuori dalla finestra, ma non posso prenderlo quello. Come lo prendo? Arrivo. Appena esco da sto bagno è la fine, cioè... Che brutta situazione, ma siamo sicuri? Aia! Niente, mi ha preso lo stesso. Ok, ritorniamo in gioco. Guardalo, guarda. Ah, adesso facciamo lo spawn di Overpock, che è molto rapido. Dobbiamo riuscire a conquistare quella baracca. Questo chissà da dove mi ha sparato, pensate. Misteri. Uno ha preso. Uno l'hai preso. Però mi sa che non è morto. Sì, stanno scendendo dal muro. Dal muro, va bene. Escono dalle pareti e questo ci fa piacere. Ok. Allora, questo è il nostro server Overpock. Poi ne abbiamo uno Cernarus, sempre per Arma 2, con custom editing ispirato a The Walking Dead e tanti altri film di un tempo d'azione. Crystal Lake di venerdì 13, nel sito ci sono tutti i video e tutte le cose. Un server Namask, che è l'unico al mondo insieme a un server russo. Nessuno gioca più Namask nella versione classica, non nella versione Epoch. E poi... Aiuto. Allora, Sevastopol... Sevastopol come punto di spawn... Almeno spero che ce lo dia. Sì. Spawn aereo, così arriviamo volando. Ah, quindi. Dicevo, un server Cernarus, un Overpock abbiamo, e abbiamo anche un Origins mod originale. Allora.
dobbiamo finire qua a questo punto. 1900 metri, non devo neanche accelerare, guarda, ci arrivo preciso preciso. Quindi finiremo più o meno qua e dobbiamo andare lì. Poi gli altri corpi sono là. Due, questa missione è difficoltosa. Ah, però è fattibile, me lo sento. Appena mettiamo le mani su un'arma decente, acceleriamo un pochino. Intanto dicevo, facciamo dirette abituali tutte le settimane su tutti quanti i server che abbiamo appena detto. Tra pochino ricominciamo anche su Origins e su tutti gli altri. E soprattutto Namalsk, perché abbiamo bisogno di verificare un po' di cosette, incluso il fatto che il villaggio dove l'abbiamo messo non va bene, perché ci passa sempre l'elicottero che lo bombarda, quindi... io sono troppo alto, mi sa che non va... Una terra. Non va bene, devo fare una rotazione, sennò ci finisco sopra. Ma che forse non è sbagliato finirci sopra, perché... Entra nel... E in arma 2 tu puoi montare Desi normale, la versione normale, una versione Epoch, che è una mod completamente diversa, che ha delle caratteristiche aggiuntive. No, qui non ci siamo, qui ci finisco sopra, devo fare una rotazione. C'ha delle caratteristiche aggiuntive, ci sono i vendor che, dove puoi comprare i veicoli e le armi in cambio di valuta, ci sono tutta una serie di caratteristiche aggiuntive, armi diverse, veicoli diversi. Il nostro poi è un Overpock incrociato con Origins, quindi ci sono anche dei mezzi più simili a quelli che vedi in Mad Max, per esempio. E varie caratteristiche Mad Max e varie caratteristiche che comunque si scoprono giocando. Qui c'è un elicottero, spero non sia loro, anche perché se fosse loro mi avrebbero già sparato. È proprio qua sotto, faccio una rotazione per scendere, vedo un po' in che condizioni è. Namalsk è una delle prime mappe diversa da Cernarus base, che si giocava su DayZ. È una mappa in un'isoletta dove ci sono anche delle creature che si chiamano Bloodsucker, che sono simili al Predator, dei noti film. Più ci sono alcuni effetti particolari. Sono tempeste elettromagnetiche. Perché ho sentito un colpo così vicino? No, io. Ho ucciso un altro bandito. Allora mo arrivo, qui c'è un elicottero. Mentre Origins Mod è una mod del tutto particolare, fatta dal team Origins, appunto, che ha come caratteristiche anche quelle di avere le skill che salgono da meccanico e medico, l'esperienza come in altri giochi. E tante altre novità, puoi rafforzare i veicoli. Vediamo un po' se si può salire. Non è messo malissimo. E l'elicottero non è messo male. Non so fino a che punto ci convenga fare un passaggio, magari se c'è l'altro ce lo buttano giù. Vediamo un po'. Intanto vengo da quelle parti. Te in che punto sei? Sto dentro la... Sto dentro la base militare, sto vedendo. Ah, ok, allora vengo anch'io. Sì, sì. Comunque erano tutti pesci piccoli, perché non ci hanno niente. Arrivo. Pesci piccoli, saranno anche piccoli, ma ci hanno tirato delle fucilate. Niente male. Abbiamo avuto fortuna che hai seccato subito quello con la torretta, perché se no ti volevo. Un gioco con titolo Under Bulls. Un attimo, che controllo. Ah, sì, ok.
Grazie di avermi avvertito. Grazie di avermi avvertito. Ho pigiato troppi tasti insieme. Ora vedrai il gioco. Tanto non era successo niente, stavo scendendo col paracadute, quindi niente di che. Aia, lui è morto. In tempo per capire che lui è morto. Più che consigli, di solito il consiglio è di provare le varie mod e poi scegliere la propria. Noi li abbiamo tutti e quattro. Chi vuol giocare da noi, eccoli là. Oh, c'è anche un prete. Di nuovo c'è anche un prete tra questi. La seconda volta che becchiamo sti militari accompagnati. Il mistero si infittisce. Ma guarda che li sta accompagnando proprio dentro. Va bene. Allora, ora vediamo, eh. Tanto piove, mi vedono un po' peggio. Sì. Ho pigiato un tasto di troppo prima. Tanto non ti sei perso niente perché ero su paracadute. Ah, guarda, quell'arma mi servirebbe. Guarda quanto è vero il Dio, ce ne sono altri due qua fuori. No, questi mi vedono. Questi mi servirebbero, guarda, come il pane, quelli due che sono armati qua giù in fondo. Dicevo, di solito il consiglio è provarsi le varie mod e scoprire quale piace di più. Noi comunque facciamo di... Oh, lì c'è un cadavere. No, non è un cadavere, è un bandito. Questo sarebbe anche più facile da uccidere. Il consiglio è provare. Noi facciamo dirette video su tutti quanti questi server qua, che sono tra l'altro ormai gli unici italiani della mod aperti nel 2014, anzi fine 2013. Se mi vede questo sono fatto. Ora notte, oh cavolo. Ah, mi ha visto subito, primo colpo. Questi sono tutti militari. E la nostra missione in questo momento sarebbe quello di sia liberare le baracche che il castello accanto, da questi banditi che lo stanno espugnando, sia di andare a capire chi sono questi. Abbiamo intravisto una cassa di rifornimenti all'interno del castello che andrebbe investigata. Noi facciamo anche gioco di ruolo, quindi all'interno dei video serali che facciamo ci sono sempre delle storie con dei compiti da portare a termine. In questo caso sono loro che stanno conquistando noi, perché se ritorniamo in gioco con le armi base, non è che ci conviene andarci a riarmare a casa Petr e passare con l'elicottero a spianarli tutti. Che dici? Sì. E allora facciamolo, va? Perché qua, se no, a continuare così, le prendiamo. Qual è il punto più vicino a casa tua? Provo, no? Elef, no, troppo in alto. Kameni, no. Se riesci a fare gli U-Ball. U-Ball. O Livestock. Livestock. Sì. Livestock, aggiudicato. Allora, ora... Allora, io devo atterrare un attimo. Cioè... Ora gliela facciamo. Quei giocatori che vedi, quei personaggi banditi che vedi lì, in questo momento sono AI, perché in Italia non l'ha mai giocata tanta gente la mod. E quindi di solito, anche ad aver avuto la maggior fortuna, i server più di 10-15 persone dentro non le hanno mai avute. Ci sono ovviamente anche altri giocatori, non in questo caso, in questo momento, che ci giocano. Però la mod in Italia ha sempre attecchito poco, perché la gente la trova anche fin troppo hardcore questa qua. E infatti di server italiani, a parte noi, non c'è più nessuno. C'è qualcuno che ha aperto la standalone dove la I non esiste neanche, quindi non, peraltro neanche gli zombie in alcuni casi mi dicono, quindi... No, sembra siano tornati. Ah, sono tornati gli zombie sulla standalone. Molto interessante. Sì, sì, sì. Comunque, ci sono anche serate che facciamo PvP contro altri giocatori. Non è il caso questa, perché stasera gli altri sono chi a studiare, chi su Farming Simulator. In questo caso,
Ora ritorniamo su una base nostra, che nella versione normale di DayZ non esiste, esiste costruibile solo su Epoch. Ci prendiamo un bel elicottero. Perché sei rimorto? Io stavo di nuovo là. Ah, ok, perfetto, chiaro. Ok, e io atterro su casa tua e gli diamo una bella sventagliata con l'elicottero, ci riarmiamo perché sennò non c'è verso. Quello potrebbe essere un Ah! problema perché non c'è niente. Ok, allora se sono tornati meglio perché c'è stato un pericolo. Non c'è niente nella base tua? Ma no. Andiamo solo. Almeno il cannone dell'elicottero è carico? Sì. Perfetto. Allora ora faccio. Quello è sempre carico. Perfetto. È pronto all'uso. Ok. Allora ora cerchiamo di atterrare su casa tua e l'unica speranza è quella. Se no, guarda, mi sa che sono veramente tanti. C'è un altro gruppo da due, lato sinistro, che aveva anche l'arma pesante e dall'altro lato mi ha tirato giù al primo colpo il tizio. Vabbè. Comunque, noi non amiamo più di tanto la standalone, non abbiamo server di quella perché un sacco delle cose che si possono mettere sulla mod la standalone non le ha. E quindi. Io non vorrei aver sbagliato, qui casa tua non c'è. Tu abiti qua. Dove cavolo abiti te? Molto vicina da. No, forse abiti qua. Ah, devi continuare sulla spiaggia. Sì, vediamo se sei qua, va. Ah, ok, sarà laggiù in fondo. Ok. Bene, bene, bene. Quindi noi non amiamo più di tanto la standalone, anche perché uno dei nostri server ha tutta una serie di arie ispirate a The Walking Dead, la prigione, Terminus e tante altre costruite con l'editor di Arma 2 e non si può usare l'editor ancora sulla standalone, quindi non le avremmo mai avute altrimenti. Non è questo il server, quello l'abbiamo giocato l'altro giorno. Questa è una base costruita da giocatori. Base di Petro il meccanico, eccola qua. E ovviamente c'è un elicottero che mi tallona, guarda, sta a vedere. Eccolo, guarda, sta passando adesso. Oh, ma veramente ho una precisione che riesca ad atterrarti sul tetto? No, è impossibile, dovevo fare un giro un po' diverso. Ah, se no sono migliorato negli atterraggi, eh? No, non ci credo, davvero ci riesco a salirti sul tetto. Sono dietro di te. Yeah! Guarda, e ora mi fracasso le gambe fuori dal tetto. Ok. Va bene, allora è vuota, quella che si vedono sono i potenti mezzi suoi. Se no ci si può andare anche col tuo bel SUV, col cannoncino. Vero. Io un'occhiatina, ma qui c'hai la boot crate e niente altro. Guarda, tra tutte quante le cose che hai, non hai una cassafortina che possa aprire, guarda. Pacifico, roba per costruire, per carità. Vabbè, a casa di un meccanico. Sì. Ma vedo due casseforti, forse due armi ce le hai, no? Controlla sulle casse, quelle a destra. Sto cercando, ma mi sa che. Quindi. Proiettili tanti, tiè, c'hai un. Ah, se avessi proiettili questo. Hanno il corpo mio. Cioè. Hanno Questo il primo corpo. c'era un fucile da sniper, ma. Sì. Niente, mi sa che andiamo con l'elicottero o con il cannoncino del Andiamo con SUV. l'elicottero. Qui c'è una Belt di 249 e poco altro. No, sono proiettili, è una casa povera. Andiamo con l'elicottero, va. Fa anche presto. Mi metto come gunner ora per capire come ci si sale al terzo piano di sta casa. Ah! Hai fatto la scaletta, te. Bravo, bravo. I know, we don't have an high upload here. We have only a DSL. Ok, dove sei? Non ti vedo.
Vabbè, io comincio. Ah, è ovviamente chiuso, quindi col cavolo. Dove stai? Io non ah, chiuso, aspetta. Ma elicottero. Elicottero. Fallo passare, perché. Sì, è passa questo. Speriamo che passi. Tu sei arrivato? Sì. Dove stai? Sotto. Cerchi la chiave? Mm. Ok. Quindi obiettivo. Quindi facciamo prima la base, no? Ok. Sento i passi. So our objective is going here. It's full of bandits and we need to kill all bandits here and all bandits here. All with shotguns. Dai, ti prego. Fa vedere se... è che è scarico questa cosa, sei assicuro? No, dentro ci stanno 11 caricatori. Ah, ok. Come lo ricarico? Li metto dentro allo zaino? Li metti in alimentario e ricarica. Dove ti sei messo te? Da una... ok. Ad ammo? Sì. Andiamo direttamente al castello? Sì. No, forse sotto è più semplice perché ci sono le baracche. Ma più di 100 non le posso caricare nel per botte? Ah no. No, eh. Vabbè. Vabbè. Aggiudicato. Pronto? Dovresti ricaricare pure di là così ti scambi di posto quando... Mi giuri che se vado di là non finisco in acqua? No, non dovresti. Va bene, provo, eh. Sì, fino a ora è andata bene. Adesso dove vado? Gunner sit. Nell'altro dovevi andare. E come ci vado? Mi dà un gunner solo. Ah, eccolo qua. Sì. Ok, dai, giudicato. Bene. Ora sono a destra, poi mi dirai da che lato andare. Ok. Ma io parto dal lato in cui sei tu, dopo quando giro magari te ti scambi di posto. Sì. Proviamo a far fuori quelli lì che è più sgombro. E se c'è l'elicottero militare? Sì, e se c'è l'elicottero lo tiriamo. Lo tiriamo giù. Sì. Questa voglio vederla. Guarda, sono pronto anche a ricaricare il coso. Io non mi stacco da questo. Quindi l'obiettivo della milizia di Cernarus è fare questa azione finemente cesellata. Io sono alla destra, eh? Allora, ora si ride. Ah, rimani a destra adesso. Quindi è sparito tutto qua. Cazzo, è possibile. Vabbè. Vediamo dopo che cavolo è successo. Che è successo? No, niente. È sparito un frame da XSplit, ma ormai. Ordinaria amministrazione. Vabbè, ci mancano 2 km, lo fixo un secondino. Riesco a capire per quale motivo. Ok, perfetto. Bene, 1-7 alla nostra rovina. Mi fa piacere. Ah, se vai così frontale gli tiro anche una sventagliatina da qua, eh. Basta che ora ti alzi. Se ti vedo. Ah, belli, venite qua da me. Non vedo niente. Rintanati apposta per farci il dispetto. A quanto sembra non ci sono più. Anche sparo io che non c'ho più nessuno. Ci vai un pochino più avanti e se uno tira fuori la testa io gliela tiro via.
semplicemente do per scontato che qualsiasi di queste manovre sia fatta per salvare gli alberi, quindi perfetto. Fammi capire. Elicottero. Dove, dove? Dall'altra dove? Parte, dall'altra parte. Dall'altra parte, un attimo, tu ship, tu back seat. Bene, benissimo, tu gunner seat, da solo dall'altra parte. Dove stai? Cioè. Ah, eccolo là! Dai, 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 quest'ora lo prendiamo. Mettiti in posizione che così sali, 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 sali. Ah, sto salendo. Ecco, ci siamo quasi, Vai, 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 da quelle parti lì. Vai, vai, vai. Aspetta. Ah, ah, dammo. Ah. Ah. Aspetta, che qua non è facilissimo tirare. Manovra diversiva. Manovra diversiva, ce l'abbiamo in coda ora. Rimani sempre sul quell'altro. Ah, è lì, è lì. Un attimo che non lo vedo più. Ah, lo vedo io, non ti preoccupare, alla chiesa. Manovra diversiva. Quando gliel'ho messa. Ah, Dio Dio. Sì, sì, continua a girare, tanto se lui viene qua. Fa una brutta fine. No, è andato giù in chiesa, vai, è steso. Ha preso troppi danni e è andato giù. Va bene. Torniamo dove eravamo. Così impara, la prossima volta non ci passo di qua. Ok. Eccolo. Eccolo. Lo vedo, ma ok. Bello. È andato giù. Fa piacere e ora torniamo dai nostri cari. Grande, stavolta è andata bene. Allora, adesso facciamo un bel passaggio qua sopra. Piano, se lo riesci a mettere anche qua sopra, guarda, mi fai un favore. Ruotamelo un po' perché da qua non vedo niente. Passa dall'altra parte. L'altra, tu lo sai che è un rischio tutte le volte. Beh, ho capito. Oh, davanti al cancello. Davanti al lo vedi? Lì. Quale cancello, questo? Questo qua sotto, sì. Non vedo nulla. Lo vedo, lo vedo. Se me lo no, è sotto, me lo passa di un altro po'. No, è così, gira, ruota antiorario. Quest'ora ci spara, parecchio antiorario, non ce l'ho proprio dritto. Bravo, ecco. Perfetto, vai. Dietro al muro. Si è messo sotto il muro. Lo so. Alzati leggermente. Sì, ho capito. Dai, inclina in avanti che forse lo becco. No, vai, 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 vai. Eccolo. Che l'ho preso, No, è uscito qua, è qua. Qua. Su quest'altro muretto, aspetta. Senti a lui. Aspetta. Guarda. Ah, lo vedo. Bravo, 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 fermo. Guarda quanti ne so, due ne so. Muoviti, muoviti, è ancora in giù, ancora in giù. Vai giù. Bravo, perfetto, ora l'inquadro, basta. Troppo. Va leggermente a destra. Eccolo, sto uscendo, è uscito. Aiuto. Preso, preso, vai, il secondo. Sei proiettili, fammi ricaricarlo. Perché almeno. Quindi stiamo ammirando. Eccolo. Stiamo ammirando, eccolo. No, no, c'è. La spanghi. Preso. Preso, ma non è morto. Ce n'è un altro sotto, rimani fermo. Sì. Questo è andato giù proprio bene. Sì. Vai, questo preso. Quindi ora imparano l'educazione, questi ci hanno ucciso diverse volte. Vai, questi mi sa che sono tutti morti. Ce n'erano altri due. Avviamoci un attimo. Sì, avvicinati, c'ho ancora proiettili. Metto un altro rotore. Ok. Quindi stiamo ammirando come si fa quando non ci sono armi. E abbiamo solo l'elicottero. E bisogna conquistare una baracca su Overpock. Dai, scendiamo, prendiamogli le armi e siamo a posto.
Ah, io arrivo al cadavere mio che... Oh! Oh, eccolo là! Dove sta? Dove sta? Dove sta? Al muro di cinta, dove sta? Preso, sì. Va bene. E io non vado neanche al cadavere, mi ficco di... Ah, questo qua c'ha un'arma buona, va? Questo che è morto qua. Aspetta un secondo che uccidiamo. Bene. Levo gli zombie. Sperando che ce ne siano altri. Bene. Che mi dai di bello? Eh no, questo qui c'ha l'ottica. C'ha un ACO che non funziona neanche. Questo non va bene. Allora, qui c'è un cadavere che non so di chi sia, ma ho una mia teoria. Ho una mia teoria, deve essere il cadavere di Dimitri Eliaskevich. Qui non c'è niente. Ora, lo scopo era di liberare questa parte, si può andare verso... altro shotgun. Si può andare verso il castello, perché come missione odierna dovevamo andare a liberare anche questo e il castello. Andiamo in campana, che io non mi fido molto che siano finiti qua, eh. No, tutti Piacog. Piacog, eh? Quelli fuori? Quelli fuori noi dobbiamo ancora controllare. Andiamoci, avanti. Aspetta che ho trovato uno zaino, che schifo non mi fa. Armi neanche morto, qui non si trova niente. Ma l'elicottero è ancora acceso? Sì, perché se dobbiamo... Ah, ok. Quindi siamo in fase ottimistica, in questo caso. Le baracche le abbiamo già fatte. Abbiamo un corpo, anzi due sopra, ben armato in cima. Quindi magari... Dove sei? È in una baracca. Sto cercando di vedere se trovo mezza arma migliore, ma mi sa che... Questa c'è un RPK, questo qua fuori. Subito andando, arrivo. Vai, prendo l'RPK su e andiamo. Qua, questo qua. Questo è quello che mi ha cercato prima, il maledetto. Entrano da lì, vedi? Erano tutti lì. Sì. Accucciati. C'è ancora un... rocker a giro, sicuramente. Visto prima. Quindi attenzione, eh. Ora siamo armati, possiamo andare. Ora il nostro scopo sarà andare sopra a conquistare anche il castello e a uccidere tutti i banditi che stanno in zona. Dopodiché la missione sarebbe completata, ammesso che questa non sia un'arma molto migliore. No. Chi è che spara te, no? Ora io. Ok. No, io mi tengo l'RPK. Dai. Ah! Aspetta, forse qui ce n'è una... C'è un altro... C'è un PKM qua, se te lo viene a prendere. No, io ce l'ho l'arma. Allora andiamo via, va. A posto. Una... Ci tiriamo un colpo... Aiuto. A quelli fuori per vedere che c'hanno. Magari non l'hai visto mai. Aspetta, questo qui. Aveva un RPK. Ah, ora carico. Vediamo questi... Dai, muori, che palle. Se devo consanguinare per gli zombie. Via cicci, andiamo. Arrivate qua, che cos'è? Ecco, mi ha dato la sepsi. Quindi mi serviranno ovviamente. Se nei corpi. Se nei corpi c'è l'antibiotico. Abbiamo due motivi per andare sopra adesso in pratica. Quindi dobbiamo andare sopra sia per recuperare la cassa, che per il resto. I corpi fuori per trovare eventuali blood che compaiono. No, niente. Sì. Facciamo il giro dall'altro lato. Niente di che. Oh, cavolo. Ricordo che stiamo giocando DayZ mod Overpockings, ossia Overpock, sarebbe Overwatch più Epoch più Origins, su server italiano, su server italiane. Lo so. Ma direi che possiamo... Andiamo, va. Quelli fuori non li hai fatti? Sì, l'ho fatti, non c'è niente. Andiamo. Uno San GZ, un altro San Zer.
Ah, ci vuoi andare con quello ormai? Okay. Dove? Al castello. No, spostiamolo. Ah, dai. Mettiamoci lì al furgone. Dai. Spostiamolo. Vai qua. Perfetto. Ah, ok. Quindi sul server italiano. Sei salito? Sì, vai. Io tremo come una foglia, eppure il pain killer l'ho preso. Che cavolo è successo? Ma un colpo a quelli con l'elicottero dici che non riusciamo a darglielo? Possiamo provare a fare una passata, vediamo che... Fai una passata frontale però, forse è più sgombro, perché se non riusciamo a vedere l'ingresso diventa complicato. Vediamo un po' se ce la facciamo. Guarda un po'. Sì, arrivederci. La vedo brutta. È un casino qua. No, qua non vedo niente. No, niente, non si riesce. No. Qua ci fanno prima saltare loro. Andiamo al furgone e facciamocela a piedi. Tanto un RPK comunque qualcosa la riesce a fare. Mi ero dimenticato dei tuoi puli radenti. Grazie mille. Sono sempre ben apprezzato. Ok? Quando riescono, sì. Quando riescono, sì. Quindi dicevo, ora la missione corrente che dobbiamo fare. Allora, abbiamo sgomberato le baracche. Qui c'è una cassa sospetta che dobbiamo controllare nel primo giro di pattuglia. Abbiamo trovato almeno 8 banditi in aria. Quindi, dato che non li abbiamo uccisi, a parte forse uno. Qui ci dovrebbero essere degli antibiotici, prendere. Speriamo. Sì. Bende, munizioni. No. Un EpiPen. Ah, ho capito. Cavolo, quanti antibiotici. Prendo l'antibiotico contro la sepsi. Provo a riprendere un painkiller. Dai, dividiamoci un po' di roba e andiamo su. Ma vai, un po' di roba ce l'ho. Vabbè, piglio il painkiller, l'antibiotico, pigliamo un antibiotico di riserva, ma ce l'ho ancora, come cavolo è possibile? Vado un attimo in lobby e rientro perché ho il dubbio che abbia un po' di desync. L'antibiotico ce l'ho, sì, bene, ok, quindi controlliamo che... Per seguire intanto tutte le nostre avventure basta mettere il canale tra i preferiti, seguirlo con l'iconcina a cuore in basso a sinistra e verranno le notifiche di quando siamo live. E oltre serve anche a supportare il canale, che così almeno uno dei pochi canali di DayZ in Italia, diventiamo un po' nazionalisti e lo pubblichiamo. Allora, si rientra per vedere se c'era un po' di desync. Tutto può essere. Vediamo un po'. Dunque, adesso con l'RPK dovrebbe sparare abbastanza da lontano. Forse facciamo qualcosa di meglio rispetto... No, non era desync. Non lo so. Comunque me lo porto dietro l'antibiotico. Fammi prendere anche qualche benda e si va. C'è un'altra di benda? Sì, sì, mi serve. Proiettili di questo no, questo va così. Basta, mi porto la morfina. Mi servirà. Anche un EpiPen per sicurezza, Daniel. Sì, sì, sì. Ora la prendo. Ficco dentro all'elicottero tuo caricatore. Nel vano motore. Allora, un EpiPen e si va. Perfetto, non saremo sto capolavoro, ma ci abbiamo
altre armi. Proiettili non si possono combinare, purtroppo, appena controllato. Andiamo! Allora, obiettivo... No, se li prendiamo da un fianco, sì, da davanti, fianco, fianco. Sbucano da tutte le parti. Occhio solo a fianco di sinistra, ci becchiamo anche il fuoco dalla baracca, forse fianco destra. È un po' in pendenza, che dici? Quale dei due? No, facciamo questo... Coordinate? Questo dalla parte nostra, perché... Mm. 168, 109. 168, controlliamo proprio la metà del castello. Sì, perfetto. Andiamo, fai strada. Mi vedi? No. Ah, ok, vai. Vai, vai, vai. Poi recuperiamo le armi. Io non amo moltissimo. E mo lo metto in semiautomatico, sta RPK. 400 metri. Vediamo un po' che si riesce a fare. Vediamo se c'è la diretta. Sì, sì. Vedi, bei tempi quando facevate solo le missioncine. E invece ora, vedi, iniziamo. È stato il nostro primo dogfight aereo, forse, o ne avevate fatti altri contro... Ah, abbiamo fatto pratica. Elicottero ah, contro no, con l'aereo... Elicottero contro elicottero, mi pare mai. Forse io annecco qualcosa. Sarà tagliata sicuramente quella parte. Diversivo, mi raccomando. Diversivo. Questa va insieme alla fuga col petrocottero contro sì. H1H. Quella fu la manovra proprio da annali dell'aviazione, capito? E funzionò incredibilmente, capito? Ah, già ne vedo uno. Dove? L'ho visto sfilare sinistra verso destra verso l'ingresso, però ora non si vede più. Da destra verso sinistra. Sinistra verso da destra. Da sinistra verso destra. Sì. Quindi ora non è visibile. Io butto un occhio anche sotto, che non mi fido per niente. Qui è zona. Ora li fiancheggiamo. Poi sono tutti militari questi, eh. Niente da fa. Tutti militari. Ora non c'è più nessuno. So che tu vorresti raggiungere le mura direttamente. Ma in realtà no. Vai, dai. Qui niente sotto. Ma facciamo la fine del topo, se no. Aspetta. Coprimi, ho visto qualcosa. Dove però? Sotto. Ah, sotto? No. No. Sì. Sì. Due. Vanno fatti subito. Quindi ce n'è due qua sotto, Due. Ah, non c'è la bussola. Vabbè. Dove sto mirando io? Tutto qua giù in fondo. È un casino. O li aggiriamo? Non ho neanche il binocolo, ovviamente. Aggiriamoli. Dai.
Tanto sai, sono, sai, non li devo perdere, non li devo perdere di vista. No. Beh, si stanno spostando, stanno vedo, andando a sinistra. Li vedo. Sto già. Eccoli là, eh. No, sono tre, ce n'è uno da più avanti. Uno, due, tre. Ce n'è uno più avanti. Sì, sì. Ah, ora li chiudiamo da dietro. Non a scappare. Il problema è che con un RPK non andranno mai via. Eccoli. Stanno tornando su. Sì, eccoli, li vedi? Sì. Ah no, io li vedo. Ora ci fiancheggiano, guarda. Non è una bella cosa. No. Ecco. Guarda, aia. Mi ha visto quello dietro. Preso. Preso un altro, però non è morto. Continua a tirargli. Preso, a terra tutti. Ah no, sta strisciando. No, sta strisciando. È giù. L'altro. No, è in piedi. Preso. Andiamo. Questi presi tutti e tre. Uno nel mezzo deve essere un cretino con poche armi, perché non mi ha sparato subito. Se era un militare a quest'ora, bam, questo è morto. Morto. Ok. No. Controllare. M24. In base c'è una bloodbag o qualcosa. Benda, MP5, questi sono pesci piccoli, non c'è verso, perché. Elicottero sulle nostre teste. C'è. Zombie parts, questi sono per. Ah! Questo ha un M24. È molto interessante questa cosa. È ben due proiettili. Questo c'ha un checkback a casa. Io ce l'ho già uno zaino migliore. Questo è un British. Antibiotici. Aia. C'è. Ah, questo c'è. Ricordo. Possiamo. Ha visto. Non ce lo leveremo di torno. L'altro che ci aveva. Ma niente. Questo. Ah, ok, te di Bender c'hai già tutto. C'è. Va bene. Saliamo allora. Ora c'ho un M24. Quindi mo ci si diverte, perché se riusciamo a prendere una buona posizione. Ora quelli sono tutti morti. L'unico problema è che da sotto. Aia. Sì, ma quello con quanti proiettili avrò io di RPK? Il problema è che nel bosco è un buon casino di alloggio. Non si tira giù nel bosco quello. O saliamo lo stesso, che tanto ci sono gli alberi a coprire. E andiamo su. E se no dobbiamo andare giù, trovare un luogo aperto, sprecare i proiettili che abbiamo. Cioè sprecare. No, insomma. saliamo. Cazzo. Cavolo. Saliamo, eh. Saliamo. Ah. Per dove sono ora c'è anche una buona visuale. Appena arrivo.
e non ha neanche sparato perché non ha bersagli. Tu mi stai tallonando, no? Sì. Qua ci siamo quasi arrivati al muro, ma non c'è niente. O ci fidiamo di accostarci al muro. Ma uno guarda dietro, uno guarda avanti. Per ora dietro non ci segue nessuno. Nessuno qua. Siamo spostati. Vede i nostri corpi. Vabbè, tanto io per ora mi tengo. Ah, se becchiamo i corpi. Cazzo, no, sono bandati. Sono banditi. Dove? Qua davanti? Ah, eccolo lì. All'altra parte sì, della scala. Li ho visti. Fammi mettere l'M24 che t'hanno già invistato. Non ti farsi recuperare perché. Cazzo. Aia. Levati da lì. È un brutto posto. Dovrei prenderli io con un colpo di fucile, eh? Quindi tu giurami che non sai addirittura di dove sto per sparare io, perché non vedo niente. No. Eccoli. Preso il primo. Eccoli. Questi sono quelli che erano sotto. Oh, occhio. Elicottero. L'ho visto. Ti bendo io, eh? Sì, sì. Io continuo a tirare. Guarda, quello si sta spostando. Lo vedo però. Ah, eccola. Preso. Vai al diavolo. Sono a due, eh? Non è morto però. Ah, eccolo là. Vieni bello, vieni. Non puoi capire quanti ce n'è. Preso. Testa piena. Segnale. Oh, posso dire, questo ci è arrivato. Lo vedo. È dietro l'altro. Eccola. È morto? No, si è accucciato. Porca troia, ho finito i proiettili. Ok. Fine del divertimento. Che bella situazione. Lo vedi l'altro? In strada, dici? Ah, dietro l'albero bianco dall'altra parte. Lo vedo. Oh, mi accuccio. Ho tipo una settantina di segnali. La Madonna. Niente, mi ha preso. Faccio preciso. Il giro, allora. Fai il giro e io arrivo col paracadute. No, si è messo bene. Si è messo veramente bene. Va bene. Allora, proseguiamo. Questa non è andata proprio malissimo, però insomma sono anche 4-5, quindi ne abbiamo presi due. Allora. Oh, altri. Ah, cazzo! No, guarda, ce n'è tanti di là, ce n'è 4-5 che girano. No, anche dietro, non dall'altra parte. Cioè, stanno arrivando nell'altro versante, dici? Stanno proprio dappertutto, non... Ok, torniamo. Allora, paracadute Sevastopol giù. E cerchiamo di arrivare. Ah, ricordo che stiamo facendo questa missioncina. Ci vediamo all'elicottero. Sì. Server Overpok, unico server Overpok italiano, peraltro. E questa missione è riconquistare quel bel castello. Eir. E al momento siamo ovviamente in inferiorità numerica, quindi si fa quel che si può. Ne abbiamo uccisi diversi, però... A questo punto ci conviene tentare di riprendere i corpi vecchi. E dove stanno loro siamo morti, fai te. Troppo proprio lì. Si prova anche. Ok. 2,5 km, acceleriamo. Quindi... Corpi... Ci vediamo l'elicottero. L'elicottero. Corpi vecchi, sì, possiamo fare un tentativo. Quindi, allora, la situazione è la seguente, per chi ci segue. Adesso arriviamo con... siamo nella merda come al solito, però ok. Siamo riusciti a liberare questo poligono di tiro militare utilizzando anche il nostro elicottero, perché siamo scarsi di uomini e di mezzi. Questo è stato ripulito, abbiamo trovato fuoco anche qua.
Questo è il castello che è ancora assediato dai banditi. E noi dobbiamo riuscire a ucciderli tutti e capire che cos'è quella strana cassa che c'è all'interno. Il problema è che sono veramente ben armati. Finché c'era l'M24 era semplice. Poi ovviamente si sono sistemati e diventa un casino. Comunque, chilometro 8. Vediamo un po'. Allora, elicottero si ritorna da sotto e si punta ai corpi, perché o ai corpi che ci hanno ucciso ora perché qualcosa c'era, o No, ai non primi. c'è, non... I primi. è pieno, arrivavano da dietro Senti, dove mi ha buttato ora io spero di arrivare perché non vorrei finire preciso sul castello. Perché è 1,3 km, sto a 400 metri. Se finisco sul castello ci faremo ora delle grasse risate, sarà molto interessante. C'è un elicottero qua sotto. Ah, è quello di prima, sì. Guarda come gira che ci sta cercando. Ammirate l'elicottero laterale, questa è la scena meravigliosa. Lui che ci cerca perché vuole assolutamente spianarci, praticamente, guardatelo. Che mi farà ora che mi vede arrivare con il paracadute? Ragazzuoli, vi saluto. Ciao ciao, buonanotte. Buonanotte, Ciao, a domani. buonanotte. A domani, a domani. Aia, colpi. Ma sta a vedere ora fa il giro e mi viene a uccidere. Guarda, Eccolo, io so, ci sono sopra adesso. pure io. Sarà divertente. Stanno ovviamente sparando al castello. Sì, guarda, me lo sento che mi sta inseguendo. Guarda, me lo sento. Ah, si è girato. Beh, io finisco nel bosco allora. Interessa, dove sta? Guarda, ora sarebbe proprio da tirarlo via. Il problema è che non abbiamo niente per tirarlo via. Abbiamo una cosa per tirarlo via, il nostro elicottero! Forza! Dimitri, forza! Sono a fianco alla base militare, al poligono. Abbiamo ben due cose di M240 da bruciare. Aia. Alberi. Cioè, siete, spare. Sì. Sgombro la pista dell'elicottero e ora andiamo a fare il culo a quel maledetto che... Ah, ho capito. Niente. Va bene. Una stanchezza. Io odio gli shotgun. È andato via? Ha sentito parlare di elicottero Armol M240 e ha cambiato idea? Io intanto salgo e lo ricarico. No, questo è già carico. Ma che sono carichi tutti e due? Ah, l'hai ricaricato prima. Carico, però non torna. Quindi, niente. Se non torna ce ne freghiamo. No, avrà sentito parlare di noi che ci stiamo armando, capito? Qual è? Olè, ok. Dai. Allora. Olè. Olè. Olè è quello. Costeggiamo qua. L'entrata a 500 metri, quindi... Se c'era McAllister qua li aveva già uccisi tutti. Ci manca McAllister, capito? Tanto è chiaro, qua non c'è niente perché sennò...
vedremmo. Aggiriamo questi alberi. Possiamo ir là dietro. Ora, no, morto, c'è quello morto. Mi piglia un colpo a me, dov'è quel colpo? Non l'ho visto, in strada. Magari io vado a prendergli la roba, dove? No, ma è là davanti. Ok. Ma dobbiamo ritrovare qualcuno. Sì, ho capito, ma... Quindi tiriamoci... Qui sarà zeppo di gente. Eccoli là. Qua dritti per dritti, stanno qua, Ma ti ho perso. Non i corpi, I banditi. Ah. Lì giù. Oh, eccoli là a destra. C'è un ghillie in piedi, ovviamente. O meglio, non è un ghillie. Stanno sorvegliando i nostri corpi. Né più né meno. Appena ci vedono, abbiamo finito. Ah, così proprio. Preso. Minchia, c'è una gittata quel coso. Faccio i miei complimenti. Non è morto. Io so che ora torneranno tutti gli altri. Occhio, ce n'è un altro, ne so due. Capissi dove. Ecco. Porca miseria, l'ho visto per ultimo. Non ho fatto in tempo neanche a vederlo, pensavo fosse un cadavere, invece non lo è. Vabbè. Arrivo. Quante botte stiamo prendendo stasera, Comunque, per terra è compagno di quell'altro. Sì. Ahia, clic. Dove sei morto? Leggermente in alto a destra, tanto non ho averi, non ho niente, quindi... Che cavolo di pazienza, oh. Eravamo abituati su Cernarus a essere ben armati, Abbiamo visto per più tempo il cielo col paracadute. vabbè, pazienza. No, sono abbastanza un pollo da andare scoperto. Il fatto è che se c'ho uno shotgun, se non li vedo, se sta fermo. Trova anche il corpo tu. Se riuscissi a prendere. Tanto io lì arrivo, non ti preoccupare. Io lì arrivo perché c'ho il paracadute proprio che punta preciso. Aia. Però sei ancora vivo. Beh. Benissimo. Mi fai felice. La speed 5 km orari non può essere. Aia. E vai. Anche Dimitri Eliaschi. Hai visto il corpo mio però per pochi secondi. Ora non posso più atterrare lì dove speravo, perché non ci sei più te a sparare ai cattivi. Vabbè. No. Quindi non posso più, Ta-na-na-na. Che bel arcobaleno. Chilometro. E 100 chilometro e 100. Speriamo in Dio. Senti.
Io cerco di fare una cosa spettacolare. Vediamo se ci riesco. Vediamo, eh. Tipica cavolata alla Vadim. Questa è la tipica cavolata alla Vadim. Vediamo se riesco ad atterrare dentro il castello sulla torre principale e poi me li vado a fare da dentro. Vediamo un po', eh. Sì. No. La torre non mi ispira per niente. Ora vediamo un pochino se riusciamo a ruotarlo. Siete presente che io non l'ho mai fatta sta cosa, quindi non credo che possa funzionare in questa maniera, però ecco. Ora siamo nella merda proprio totale. Ho girato troppo sto paracadute. Sta cosa. Tipo folgore ora, eh. O la va o la spacca, tipo folgore. Voi dite che vado. No, col cazzo che vado in C10, aspettate. Aia, 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 aia. Ti prego. No, no. No, per un pelo. Vaffanculo, neanche il muro prendo. Aia. Ah. E vabbè. Beh, a sto punto atterra. Ah, atterra dove? Nel rally pick-up. Guarda, mi sono incastrato in mezzo agli alberi. Dai, a farlo. Ah. Paracadute, paracadute, entriamo, 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 entriamo. Paracadutisti. Ah, dentro non vedo nessuno. Qui è a posto. Ah. Ok. È alla Vadim tipica, proprio, eh. Ok, qui non si sale, no. Perché non... Aia, aia, aia. Dovevi salire qua sopra, guarda, questo è un posto. A che sparano? Ah, a me no, perché sono all'ultimo piano della torre e volevo vedere un pochino... Ah, guarda sopra di te. Di capire dove... Guardo sopra di me. Guarda sopra di te. Non c'è niente... Ah! Dai, atterra qua! No, no, atterra qua! Fai un giro sempre a ruotare finché non arrivi all'altezza giusta e atterra qua. Questo è un posto sicuro. Sì, sì. Vai, vai. Ah, ancora, ancora. Continua a girare. Vai, vai, vai. Perfetto. Ora, stare su sta torre è abbastanza inutile, quindi adesso ci sposteremo. Però... Oh, oh. Che corrente ascensionale. Oh, la porta. La porta. No. No, come ci scendo io dall'acqua? Non si scende da là. È finito, è l'unico luogo dove... Oh, aiuto! Ha dato tutti i posti! Vabbè, scelto. Oh, capito? No! Rifallo, no, ora lo devi rifare. A questo punto lo devi rifare. Come ci scendo da qua? È stato bellissimo. Ci sono i proiettili del Chaitak. Qui è stato McCallist. Basta, vado a vendicarti. Comunque la tattica è buona, finisci nel castello. Però. Mi ha sparato fuori proprio. Quella è la corrente ascensionale, capito? Ecco. Momenti mi ammazzo. Vediamo. No! Sono cascato dalla scala. Va bene, vediamo un po' se ho ancora le gambe ora che ritorno su. Va bene. Pensavo fosse più basso, sono fragilino le ginocchia dei miliziani. Mangiano poco, capito? Alla nudi e crudi, Minchia, pensavo peggio, dai, dai, dai. No, proviamoci. Sì, guarda, se non prendi le torri, prendi il castello, che da dentro ora gli spariamo fuori. Comunque non ci avevamo pensato, volevamo entrare nel castello, potevamo direttamente paracadutarci e avremmo risolto. Riprendiamo da dentro casa loro. Tra l'altro chissà se hanno spostato la cassa o è ancora qua.
Dopo tutto sto casino. E ancora. C'è una cassa. Zeppo di cadaveri, ma sembra... Ah, banditi in zona. Quello che è un bandito che m'ha visto. Non si capisce. Sì, c'è una cassa. Ok, allora. Qui non sembra ci siano problemi. Ispeziono, prendo tutti i documenti che sono all'interno, dal primo all'ultimo, sempre con circospezione. Poi almeno questa è fatta. Usando il paracadute siamo riusciti. Allora, io mi ci gioco quello che vuoi, che qua mi fa. Infatti, non si fa. Sono banditi. Dai, mi hanno visto dopo un secondo, mi hanno visto. Cicci, se entrate qua dentro io vi faccio secchi. A me non mi pare è vero. Entrate. Ma il castello è mio. Dai, 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 entra che ci stanno cercando. Così ci cercano tutte e due e sanno dove trovarci. Qua dentro, nel castello. Aia. Dai, prendo la torre, dai, prendo la torre. Per diavolo. Aia. Ho preso il primo. Aia. No. Oh. Ma perché non l'ho preso? Oh, cazzo. Lag, 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 lag. Al diavolo lag, maledetta. Adesso una botta di lag che non hai idea. E la donna ora dove cappero sta? No, 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 no. Vai. Io non ci sento, non ci vedo, sto messo malissimo, non ho più... No, tre proiettili ce li ho. Sanguino. La bandita dove cavolo è finita. Allora, voi, eccoci. Vai. Ora c'è la bandita. No. Bandita. Prima benda. Ah. Va bene. Qui potevo giocarmela un po' meglio. Ho preso il prete. Ah, c'è anche un prete? Ma cazzo, ne ho presa un'altra. C'è una bandita all'interno con altri due dentro. Questa è stata proprio una morte gratuita. Non mi dovevo bendare. Andare all'ingresso. Tu da che lato sei? Cazzo, 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 cazzo. Ma con che sparano? Da che lato sei? Dal lato dove eravamo morti prima che c'avevi il fucile. Aia, mi hanno rotto le gambe. Ci sono dall'altro lato destro guardando il coso. Lato destro guardando dentro. Mi hanno spezzato le gambe, ho finito pure i colpi. Dentro c'è eccolo, tutto. Eccolo, 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 via, 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 corri, corri. Non mi posso fermare a guardare. No. Mi devo pure bendare. Aia, aia. Lì sono stato un pollo, non dovevo farlo. Aia. Aia. Ah, lì ho sbagliato perché non mi dovevo bendare là dietro. E non sentivo niente, avevo preso i colpi che mi avevano mezzo assordato. Va bene, mi rificco dentro. Che c'era uno che aveva un'arma decente. Sento, pensa se la milizia ci avesse per davvero questo bel servizio, Oh cazzo, cazzo. Niente.
Sai cosa fare? Dobbiamo finire dentro il posto. Sono fuori, no? Immagino di sì. Non ci sei due, poi ne sono arrivati altri tre. Dietro, più quelli che stanno davanti all'entrata. Ah, perché c'è una pattuglia che girava, ne ho uccisi due io. E poi non sono riuscito a uccidere la donna che era là. Perché mi sono beccato, guarda, ora fluscio, perché non è possibile. Beccato più scatti in quel punto lì. Sento un elicottero in zona. Non è un buon segno. L'elicottero è di nuovo là sotto, come si può ben vedere. Fine lo prenderemo. Aia, 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 aia. Dai, 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 dai. Tre banditi erano gli al lato nord. Perché tutte le volte è così? No! No! Porca miseria! Il bandito pilota era proprio qua sotto. Se finivo dentro era meglio. Capito? L'ho anche preso. Io li odio gli shotgun, guarda, te lo dico dal più profondo del cuore. Madonna. 600 metri. Stavolta ci E l'ho pure preso. E l'ho pure preso. E va bene, stiamo a fare le prove stasera. Prove di milizia, le chiamiamo queste. No, non passare. È proprio dentro un bandito. Il pilota gli ho tirato un colpo, il problema è che io tra una cosa e l'altra. Mi sospenderò contro le porte. Non siamo degli ottimi paracadutisti, questa cosa va sistemata, Cioè, è diventato un simulatore di paracadute stasera, io lo dico. Simulatore di paracadute. Vabbè. Ci manca McAllister, sarebbe arrivato col suo M240 e li avrebbe tritati tutti. E invece, così, si tritano loro a noi. Ora ovviamente col cappero mi ficco dentro. Tommy cazzo. Entra. Sì.
Sono dentro. Nel retro ci stanno due cadaveri e uno c'ha anche una buona arma. Vediamo un po'. No, la casa. No. Tanto di lunga questa. Dai. Non è 4. Non ci sono caricatori. Porca miseriaccia. Niente. Ritrovo il pilota di... il pilota sta ancora girando, via. Ma l'hai capito. Il pilota gira. Era da ste parti. Che ci fa il pilota morto? Forse non stiamo andando. Ma Dio santo, io lo vedo l'arma a questo. Non era quello che dicevo io. Oh, guarda, sono tutti quelli fuori. Ora venga a sparargli. Aspetta un secondo. Preso in testa, uno è morto. Arrivo, io sto puntando il fucile di questo appena... Oh cazzo. Appena riesco a prendere. Sono in conscious, sono in conscious. Ecco. Riprenditi. Dai, dammi sto corpo che devo andare a sparare a quelli. Dovrei anche ad aiutare, ma con lo shotgun... Il problema è che non mi dà niente, ok? Vengo con lo shotgun, ho capito. Non ho altra possibilità. Sono fuori all'ingresso, li vedo da qua. Ah, mi hanno già visto, mi sa. Sì, corri qua. Ma che l'ho preso uno, Vai, radio. Sa che l'ho preso quello che ti stava sparando, Ho ucciso, ne erano 4, no, l'ho ucciso. Faccio il giro da dietro, comunque uno lo dovrei aver preso. Io non sono andato più niente a sparare il tutto. È dietro questo. È dietro, vado a far il giro. Andiamo. Fare il giro. Gira. Cavolo, sta questo. Ovviamente col cavolo che mi dà l'arma sua. Ah, eccolo là. Eccolo. Ah, stavolta, Non è morto, Buoni. Appena si rialza, questo è mio. Guarda le altre parti, tanto se arriva un suo compagno a dargli manforte ora, fare i suoi. Non dovrebbe essere quello che ci ha sparato, perché mi sembra di no. Eccolo. Eccolo. Ok, ora è morto. Bobby White. Occhio a sinistra. Sì, è proprio lì che voglio guardare. Eccolo, un altro sta arrivando. Sparagli, Eccolo. Oh. No. Okay.
Vado giù pronto, sono morto. Erano i fratelli White, tutti e due. Mi pare di averne visto un altro dietro di lui. Sì, e allora rimani qua e puntalo, perché io vado a prendere l'arma all'alto. Oh, si è rialzato, si è rialzato. Tira. Finito colpo. E dove sta lui? Ah, ecco. Dove abbiamo sparato a fuori? Morto. Eccolo, si è rialzato un altro. No! Ah, però sono solo unconscious, aspetta. Vabbè. Questo da dove era, quest'altro? L'ho preso. Davanti a quello che gli ha sparato. Quindi era l'altro, che anche questo non era morto. Diciamo che ce le hanno suonate. Basta. Ucciso. Ce le hanno suonate. Arrivo, ma ce le hanno suonate un po' troppo stavolta. Certo, siamo due contro una sedicina, però. Helicopter simulator. Ho passato più tempo a vedere il mondo dal cielo. Va bene, e andiamo. Questa volta ci dobbiamo venire super armati, super accessoriati. Chilometro 7. Ho recuperato un po' di cose. Saranno finiti? Che dici? Abbiamo ucciso il pilota e quello. A parte c'è ancora una donna che gira sicura. Ma mi... fuori, ecco, li vedo. Che l'ho vista prima ed era quella lì. Non solo la donna, c'era. Io odio lo shotgun. Nella mia scaletta dell'odio c'è probabilmente prima lo shotgun, poi la K, qualunque modello. Eccolo. Preso. Sento, li spari da qua. Morto. Ah, l'ho presa troppo in basso. No. Qui sta, va bene. Diamo un po' di vento, se no. Le capacità di manovra sono quelle che sono. Bene, se ora non prendo neanche le mura, finisco fuori. Bene, prepariamoci a prenderlo in quel posto, perché se c'è gente. Ma davanti sembra pulito. C'è gente morta ovunque. Dove sei caduto? Davanti? Lato destro, vado a riprendermi l'RPK dal primo, da uno dei primi corpi. Ammesso che ci riesca. Riesco. Allora, RPK senza proiettili. Ce l'ho due caricatori, sono due caricatori. Bene. Ammai. Tanto si fa così.
chiederò di rientrare perché non ho armi. Tu sei dentro? Sì, sì, no, vieni, ce l'ho. Ho sia il caricatore dell'RPK sia una KM. Va bene. Una KM. Passa davanti. Oh, che paura. Da qua sono passato. Guarda dentro lo zaino. Mazza, sei... c'hai tutto te, eh. Basta, questo, con questi va, in teoria. Andiamo. Devi essere le mie orecchie perché sono sordo. Vedrai. Tra i miei occhi perché sono cieco. L'ho già lottato i corpi quelli, quindi... Sì, volevo che se c'era altra gente. Dove stanno? No, non mi pare. Lì da... sotto scollinano qua sotto, lì sotto. Ah, scollinano da sotto. È il posto più brutto che potevamo scegliere. No, ma ci sono stato già, ho preso tutta sta roba, l'ho presa da loro. Allora dici che sono finiti? Davanti non vedo più nessuno. Diamo per scontato che siano finiti. L'ultimo che passava l'ho ucciso... Dobbiamo affacciarci. E sto morto. Questo da io. Morto davanti. Si direbbe che sono finiti, certo. Da una battaglia d'inferno. Diciamo che la milizia con grandi quantitativi di rinforzi, giovani virgulti strappati alla patria Cernarus, è riuscita alla fine a riprendersi sto posto. Ah no, ce n'è uno qua davanti. Dove? Devi entrare. Uno qua davanti nel boschetto. Avanti frontale. Sì, quello. Ma è ora col cacchio che io rimango qua. Non mi passa davanti. Sì. Hai preso? Eccolo là. Preso. Dobbiamo andare a riprendere il corpo mio. Andiamo. Se no rimaniamo a piedi. Dov'era? No, forse non eravamo, avevamo un problema. Alice, binocolo. Mo vi saccheggio Cicci. Ok, qua vedo le Cicci. Lasciarlo qua. Un backpack grande, questo mi sa che roba tua. L85 Olo. Sì. No. Qui dietro l'angolo. Albero. Sono finiti alla fine. Adesso lì. Tante botte. Quindi questa pelle di leone e questo sarò io. No, questo sei io, il tuo è l'albero dietro al mio. Sai, sono morto talmente tante volte che ormai i ricordi si affievoliscono. Allora diciamo che... No. Ora si mette male. Cosa succede? Ora per cambiare un po' d'armi me ne sono ficcata un'altra nello zaino, rischio di spaccare tutto adesso. Allora, prendo questo e lo cambio con l'MPK. Prendo questo e lo cambio con questo. Questo apro e ci butto dentro questo. Apro, butto a terra questo. Tutorial dell'inventario. Ma stai per il capo del cappello, tanto fa cagare ormai. Prendo questo e mi raccatto backpack coyote. Ok. No. Mi sento molto tranquillo, sì. Guarda un po' intorno che io ho da fare un attimo un'operazione di spostamento zaini.
che non è per niente piacevole. Allora, radio accet binocolo, sì. Killer morfe, eccole qua, le bloodback. Tentativo, eh? Ok, 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 ok. Apriamo questo. E dove cazzo è finito il fucile? Non mi dire che li ho rotti tutti. Qua c'è un fucile qua per terra. Eccolo qua. Ma quello l'ho buttato via io. Eccoli qua. M4-1 CC. Eccoli qua. Questo, due di questi. La frutta, le razioni e un antibiotichino. Va bene. Allora. Direzione. Andiamo a vedere se anche sotto è tutto pulito e poi diciamo che se questa zona è pulita, la milizia con grande spreco di uomini alla fine è riuscita a fare una bella battaglia. Lì c'è uno zombie, immagino. Sì. Ed è riuscita a riprendersi questo posto. Abbiamo trafugato i documenti che stavano nelle casse, quindi ora i documenti si spera che siano delle cose più sostanziose rispetto alle mostrine militari. Ora, puntiamo sotto e assicuriamoci che sia vuoto anche sotto, perché magari hanno sentito sparare e sono scesi. Dopodiché, se è al sicuro anche sotto, si può tornare alla base Petr. La petrobase, insomma, tranquillamente. Comunque rigiochiamoci a sta tattica paracadutisti, perché si muore come le mosche, ma è bella da vedere, quindi... Quando uno sta per toccare, capito? Quando uno sta per toccare il muro e per un centimetro si fracassa di sotto. Oddio, che capolavoro, ti è risucchiato fuori dal muro. E ora come scendo? Mi ha sparato proprio fuori, mi ha sparato. E ora come cacchio scendo da qua? Bloop, così. Scendi molto facilmente. No, un po' buggato quell'altro. No, perché da quello o era un'improvvisa ventata oppure non puoi atterrare. No, no, anche no, non ci puoi atterrare in più, anche sotto all'entrata, cioè si vede che è un po' buggato. Va bene, allora a posto. Ah, yeah. Veramente il diavolo sto posto. Comandante, le ricordo che sono sordo. Che mi ricordi, scusa? Sono sordo. Ah, vabbè, continua. E questo da dove esce? Ah, ok. Ah, arrivano. C'è fuoco dentro. C'è tanto. C'è tanto fuoco dentro. Chi cacchio ha tirato il fumogeno? Io. Ah. Dobbiamo fare quelli dentro. Saranno scappati dal castello e sono venuti giù. Si riesce a entrare da qua dietro? Che magari evitiamo di finirgli in bocca subito. Qua è libero. No, qui è bloccato. No, dietro. Vai. Spogliamo la parete. Certo, diciamo che sanno dove siamo, perché con una bella botta di fumogeno sanno dove siamo.
Non sono proprio qua. Eh sì. Vai cucù. Cucù. Cucù, chi c'è? Ah! Ti sei spaventato, eh? Ehi, oddio! Passi a terra quello, io non mi fido mai. Oh, Ara, sì, è morto. È morto Ara, sì. Vediamo, mi sembrano due. Io non mi fido e voglio sapere se è morto anche il cugino di Ohara. Occhio, okay, loro entrano anche da dove siamo andati noi. Sì, sì. Eccolo. Dov'è? Lucas Morakev. Te l'ho detto io, era nella baracca, è uscito. Sembrava che erano due. Dobbiamo controllare stanza per stanza, perché mi sa che... All'ingresso, all'ingresso. A destra, a sinistra, all'ingresso del polino. È morto. Edgar Gluck. Morto. Ingresso a destra, quindi forse qualcun altro potrebbe arrivare di là. Cazzo, ora che c'ho il fucile quello buono, col cavolo che sbaglio mira. Tutti buoni, vabbè, cominciamo a controllare le baracche. Sembra vuota. Oh, non avevo mai visto sto fucile. Vabbè, sti cavoli, c'ho questo, mi comoda, va di molto meglio, guarda. Continuiamo a controllare che non ce ne siano più. Alto in basso, destra, sinistra. E poi ce l'abbiamo fatta. Proiettili. Ok. Guarda lo zoom che esce. Perfetto. Qui c'è una silenziata, ma la lascio dove sta. Guarda, non me ne frega niente, sarò old school, ma... O trovo un fucile da cecchino o me ne frego di tutto e di tutti. Che c'è? Per proiettili da 107. Niente. Proseguiamo. Dobbiamo controllare questo e tutto il perimetro e poi si può andare via. Qui c'è un vestitino. Siamo clothing. Ah sì, me lo metto anche perché è carino. Anzi no, perché mi fai saltare la testa alla prima occasione. Dimenticavo. Ok, io faccio l'ultima e poi facciamo un giro del perimetro. Gente morta lì. Radio, stanno arrivando. Prepararsi. Non c'è pace a Taviana, eh? Dove sei sull'ultimo? Sì, ma c'è una un segnale radio. Ah, occhio, cioè che non vengono da dietro dal buco. Ma infatti dal buco io volevo evitare. Ecco di gente che viene di qua. Cominciamo. Forse hanno smesso? Oh, aspetta. Da là, dici? Eccoli. Dove?
lo so, però adesso sono proprio a interrogarsi dove siamo, quindi prima era solo un segnale, ora è proprio netto. Ah, io qua non ci... Eccolo. L'altro lato! Preso il primo. L'altro lato rispetto alle porte delle baracche. Hai capito ora? Occhio zombie. Sì, ci penso io, non ti preoccupare. La fumaccia. Uno con un'arma Oh, che non... eccolo, l'ho visto, l'ho visto. Dove sta? Ah, qui è l'entrata. È all'entrata, eh. Preso. Allora, questo l'hai preso. Zombie in arrivo, due. Quindi erano solo due. Vengo anch'io. Altro zombie in arrivo. Andiamo bene dappertutto. Temporale. Bene, facciamo un giro del perimetro. E poi è fatta. Col cavolo che mi fregate una volta che c'ho sto fucile, eh. Quindi ho preso uno alla distanza. Pem! Eccola, quello là. Banditelli, avranno sentito gli spari e venivano qua dentro. Ah! E vieni da papà che c'ha i proiettili dell'M24 questo. Capiti proprio a fagiolo, guarda. La siamo vista brutta con questo che c'aveva l'anti-knife. Basta, si può andare. Finiamo il giro e andiamo verso la macchina per andare, insomma, l'aereo, l'elicottero. Che cavolo siamo venuti? È 3 ore prendo aerei, quindi... Aerei, elicotteri, carri armati. Carri armati, la milizia non ce li dà. Il giorno che ce li dà mi fa piacere. Va bene. Quindi i documenti sono presi, c'erano truppe in forze, abbiamo palesemente visto il prete entrare qua dentro e tu l'hai anche ucciso, peraltro. Quindi è ben la seconda volta che un prete accompagna i militari in azione, bisogna capire perché. Mi dà la grazia per coraggio. Minchia, chiama la grazia. Cazzo. Chiama la grazia. Sai che stava meglio prima, secondo me. E lo seppero tutti quelli di Martin. Ah, ma non è che è stato graziato uno qua vicino, ma può essere. Tra l'altro quella cosa lì ti ha stappato. Aia. C'è qualcosa che non quadra. Chi è? C'è qualcuno che spara. Ci vuol Da che graziare. parte? Da dove siamo venuti leggermente verso Martin. Ora va ucciso questo per forza perché non ne può. Dai, scendere giù, dai, su. Prendiamo finché non lo vediamo. Là in Non basso. saprò io se non guardo a te, io non sto andando niente. Vabbè, dove devi tornare indietro, ma invece di stare Sono dietro di te, sto dietro di te. vicino alla rete più giù.
che non riesco a vederlo. Piove, brutto tempo. C'è qualcuno. Non lo vedo da nessuno. Pensavo che quel colpo di pistola per graziarlo ti avesse stappato le orecchie. Ah, un po' se ancora. Di nuovo qua. Si è spostato. Eccoli là. Oh, dove? No, vai via, via, via. Faccio muovere le coperture. Tiragli. L'hai visto tanto? Devi tirargli solo a quello, ora gli tiro anch'io. Oh. Una a terra. Manca quella all'angolo. Sì, ce n'è una all'angolo. Cazzo sta. Sbraiato. Eccolo, si è alzato. Tanto ancora per po'. Anche adesso arrivo. Preso. Mazza, oh. Proviamo. Oh, c'è un altro, che hanno... No, è uno... Oh. Si è alzato zombie. Si è alzato zombie, oh, si è trasformato subito, hai visto? Norma ci metta più tempo. Chi è che soffre? Mo saranno finiti, eh. Hanno venuti a controllare i loro compagni, ma... Cavolo, si sono alzati subito zombie, eh? Guarda. Oh, ma per davvero sono diventati zombie? Guarda, ci sono solo zombie corpi di zombie. Andiamo a vedere l'ultimo, allora. Sì. Guarda che il mestero si sta infittendo, io te lo dico. Qui ce n'erano altri, anche ben pagati, perché questo era il secondo lingotto d'oro che gli trovo addosso, eh. L'altro? Gli altri si sono trasformati, mi sa. Controllali, ma sono morti qua e c'era uno... Uno è qua. Un altro si è trasformato. Va bene. Possiamo andare. Quindi il mistero si infittisce. Tutti questi avevano un lingotto d'oro addosso. Mentre... Oh, aspetta. Allora, il mistero... Ah, il no, non andiamo sulla strada. Andiamo. Il mistero si infittisce. Anche in questo caso un prete accompagnava i tizi. Avevano preso possesso della base militare e del castello. La volta precedente volevano prendere le stazioni petrolifere. E la base radio che sta là vicino. E la base radio che sta là vicino. E questa volta molti di questi erano stati in qualche maniera pagati, immagino, perché di norma i banditi si ritengono... Ti conto i soldi, non vanno a giro con tanto oro. Questi erano gold bar. Molto interessante. Ed erano un misto di soldati, ma c'erano molti militari incappucciati. I documenti li abbiamo presi. Quindi cerchiamo di capire se DI li può. Altra cosa strana è che l'elicottero... Il primo l'abbiamo abbattuto, il secondo è fuggito. E non è più tornato, tra l'altro. Va bene, staremo a vedere. Thank you.
ora arriva il momento più complicato di tutti, il ritorno finale alla Petrobase, perché potrebbe succedere di tutto. Allora, il lift non esiste, quindi dobbiamo dividerci. Aspirons, benzina c'è, tranquillo che tornerà a destinazione in questo momento, me lo sento.